Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, il quale non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come nel Figlio unico unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data dal mezzo di Mosè, la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù Cristo Dio. Nessuno lo ha mai visto. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che ce l'ha rivelato. Parola del Signore. La seconda domenica, dopo il Natale, ma prima subito dopo è quella della Santa Famiglia, è ancora incentrata la nostra riflessione su quell'avvenimento straordinario dal punto di vista storico, sull'analisi temporale misterica di quell'avvenimento, collocato in quella grotta, in quell'avvenimento. Il Cristo che nasce, che intenerisce nella profondità dei significati, un Dio che si fa bambino e si mette nelle nostre mani. Ma nella seconda domenica, quella che noi celebriamo oggi, quella storia che può in qualche maniera commuovere e interessare un bambino che si intenerisce guardando la grotta di un presepe e che l'accoglie come un grande racconto, che è difficile però passare nella totalità e nella straordinarietà dei contenuti e dei significati, diventa avvenimento di parole importanti, decisive, non perché non lo sia l'annuncio, ma questo è il criterio del percorso cristiano. Ascoltatemi bene il passaggio, perché è fondamentale. L'annuncio è secco, cioè il Vangelo, la buona notizia. Il Vangelo è una notizia diretta, immediata. Cristo è nato per te, è la tua salvezza. La catechesi, cioè l'approfondimento della riflessione, la pedagogia di questo avvenimento, che deve essere in qualche maniera digerito, direbbero i padri della Chiesa, ruminata. Tu mangi immediatamente, come fanno gli animali, mangi. E quindi
ingurgiti quello che ti è stato dato. La parola è stata annunciata e poi ha bisogno di ritornarci sopra per capire. Come direbbe Agostino, io credo per capire. Più capisco e più credo. E questa è la catechesi. La catechesi è l'approfondimento di quello che il Vangelo ha annunciato. Ovviamente l'annuncio di per sé stesso travolge, emozione, ma senza un approfondimento dell'annuncio scivola addosso. Hai bisogno di interiorizzarlo, di farlo tuo, di farlo passare attraverso la sapienza. Questa domenica è una domenica difficile rispetto a Natale. Non è l'annuncio commovente storico di quell'avvenimento, lo è. In quel Natale voi avete sentito il fatto, un bambino che nasce, i pastori che alla grotta vanno, Maria, Giuseppe, poi arriveranno i Magi. Tutta una pagina straordinariamente luminosa di racconto, che emozione, che commuove, che sicuramente però potrebbe essere colto come uno dei grandi racconti dell'umanità, dove un bambino è nato ed è nato in maniera particolare, un bambino prodigioso, come d'altronde molti uomini, anche non credenti, accolgono nella tenerezza dell'avvenimento. Oggi non è così. Oggi non è che non si facesse sul serio il giorno di Natale. Oggi per chi vuole comprendere quello che è avvenuto, lo dice Paolo, quando abbiamo ascoltato nella lettera ai Tessalonicesi che il Padre della gloria, visto che Cristo è venuto per salvare ciascuno di noi, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda, profonda, profonda conoscenza di Lui, e per questo illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Paolo cioè dice: passate dall'avvenimento al fatto, dall'annuncio all'interiorizzazione, perché se non c'è questo passaggio e non si comprende la portata straordinaria di questo avvenimento, la magia del Natale sfuma con lo sfumare del tempo natalizio e resta un racconto per ragazzi, quasi una favola. Una favola dolce, bellissima, da raccontare per essere più buoni, ma che non ti dà indirizzo nella vita, che non cambia la struttura del tuo pensare e soprattutto non ti mette in grado di comprendere a quale missione sei stato chiamato, qual è il tuo profondo, straordinario avvenimento nel cuore che dice a questa umanità, benché a volte prigioniera delle tenebre, benché presa e compresa da mille problemi, a quale grande dignità è stata chiamata. Ci avete fatto caso come Giovanni racconta il Natale? E Giovanni lo racconta negli anni Ottanta, ormai è passato 40 anni da quando Matteo ha scritto il racconto del Natale, quel racconto che ci fa vedere Gesù che nasce in una stalla, o quello che ha raccontato Luca con molto più dovizia di particolari. Sono passati anni e Giovanni si trova in un contesto culturale diverso dall'origine, perché deve raccontare non soltanto l'avvenimento straordinario di un Dio che diventa bambino, che non racconta soltanto l'avvenimento storico, quasi lo supera, lo prescinde, perché lo immagina che nella comunità credente questo fatto sia dato già acquisito. Cioè che Cristo, Maria, Giuseppe siano entrati nella storia, questo lo dà acquisito, come d'altronde dopo 2000 anni si dovrebbe dare acquisito come fatto storico, per una semplice ragione che non è un'invenzione dei preti, è storicamente avvenuto, non può essere certificato da una storia laica il racconto che quel bambino è figlio di Dio, ma quel bambino da una storia laica è certificato che è nato. E Giovanni, quasi preoccupato che il racconto della nascita rimanga nella fattispecie, nel genere culturale del racconto mitico, abbandona nell'inizio del suo Vangelo i fatti cronologici dell'avvenimento e va invece
nelle motivazioni teologiche, profonde, direttamente. Non ci dice come è nato, quando è nato, dove è nato, non ce lo dice. Ci dice soltanto che in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Colloca l'origine del mondo con il pensiero della nostra salvezza, e da sempre quel Verbo era lì, nella creazione di ogni avvenimento, nella struttura di ogni storia, nell'avvenimento di ogni avvenimento. E quando è stata la pienezza dei tempi, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Così descrive Giovanni il Natale. Non parla di Maria in questa pagina, non parla di Giuseppe, parla di Giovanni Battista, parla del profeta che aveva gridato al mondo: guardate che per poter accogliere il Verbo, per fare Natale, bisogna convertire la strada. Voce di uno che grida nel deserto. Non solo, ma uno che si è preso la responsabilità, benché massimamente popolare, detto Messia dal mondo intero, di dire: non sono io, è un altro, perché è un altro che è più grande di me, è quella parola che ci salva. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E qui la provocazione forte di Giovanni a coloro che lo hanno accolto, perché molti non lo hanno accolto, perché molti non lo accolgono, perché molti restano stupiti dall'incanto di un Natale mitico, ma non lo accolgono. Ma a coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Guardate, c'è un'emozione così forte in questo avvenimento, in queste parole di Giovanni. Io ve le vorrei ripetere perché vorrei che voi le cogliesti in questa proposta più matura di un Natale infantile, di un Natale che deve fare a gara con Babbo Natale per sopravvivere, di un Natale che deve fare a gara con le luminarie della festa di stagione, perché così adesso la chiamo. Il passaggio tra il racconto della tenerezza di un avvenimento alla maturità dell'accettazione di quell'avvenimento, a coloro che lo hanno accolto, cioè che ne hanno accolto il significato, che hanno compreso, come dice Paolo, la potenza di quell'annuncio, a coloro cioè che hanno compreso che la propria vita non ha senso e significato senza di lui, ha dato il potere di diventare figli di Dio, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Io so che sono parole che in chiesa, nelle chiese avete sentito un sacco di volte, vi sono scivolate addosso, perché ormai siamo abituati alle parole, le parole perdono significato, e forse questo è il tempo, è la ragione che nel nostro tempo siamo tutti in ascolto ma nessuno sente, che le parole ci scivolano addosso perché sono tante, c'è una colluvia di parole, e le parole di fumo prendono il sopravvento su quelle di contenuto, di significato. A coloro che credono in Lui, che lo hanno accolto, ha dato il potere dei figli di Dio. Figliolini miei, ma vi rendete conto, ci rendiamo di conto di che cosa significa questo? Se io credo e accolgo nel mio cuore questa verità, io sono figlio di Dio, e questo dovrebbe presupporre che io credo che esista un Dio, che io ho fiducia in Lui, e che un figlio non può essere trattato da schiavo, da servo, perché sono figlio. E se sono figlio di Dio e credo che Dio esiste, ma quale paura posso avere? E quale imbarazzo rispetto alla mia storia? Se io mi fido di Lui, se io mi fido di Lui e so che Lui è la luce che squarcia le mie tenebre, certo, tengo le difficoltà del vivere, tengo momenti che vanno e momenti che no, ma quella nascita è una nascita che mi riguarda, e non è che riguarda perché non si soffre più a Natale, a Nive, ma perché ha dato origine e struttura all'interpretazione della mia vita. Soffro, gioisco, cresco, invecchio, nasco, muoio, non è un caso, sono pensato, sono un figlio, anzi
Dirà Gesù a chi l'ha dimenticato: se anche tua madre si dimentica di te, io Dio non mi dimentico mai di te. È il rapporto filiale, non devoto, non suddito, non servile. E guardate che ce ne vuole per fare questo passaggio, perché noi religiosi, è tutta la religiosità, è servile, è fondamentalmente un Cristo di paura, di terrore, di ipocrisia. No, il rapporto filiale è un rapporto, non dico alla pari, perché Dio è Dio e noi siamo noi, ma è un rapporto confidenziale, affettivo, è di tenerezza, è di quella tenerezza che se tu credi che Dio è, e che Dio è per te, ti cambia il modo di ragionare la vita, ti dà una struttura e una potenza tale da poter intendere la vita come una meravigliosa opportunità grazie a questi incontri. Perché non sei solo. Se anche tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimentico di te. A coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli, non schiavi. Pensate, 2000 anni fa Giovanni scriveva queste cose, in un mondo ricco di schiavitù, dove i ricchi erano ricchi e sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, di ingiustizie assurde, dove la divisione imperava, dove gli odi erano duri, allora erano forti. E lui invece dice: Dio, non il Presidente della Repubblica, non l'imperatore, non il tuo capo ufficio, Dio, Dio ti è padre. E tu sei figlio. E la tua dignità non deriva dal consenso umano o da leggi scritte da mani d'uomo, ma Dio, Dio è il Signore della tua libertà, perché tu sei figlio di Dio. E così anche il più umile degli abitanti del pianeta, di fronte a chi gli dice lei non sa chi sono io, gli sorride, perché è figlio di Dio e nessuno può passare sopra la dignità del figlio di Dio. La morte, la difficoltà, la pena, e il Verbo si è fatto carne. Direbbe Ireneo, il grande scrittore cristiano del primo secolo, guardando l'avvenimento del Natale: Dio si è fatto uomo perché l'uomo potesse diventare Dio. Questa è la nostra dignità. Capisco che la prima responsabilità di tutto questo è nostra. Parlo di me, Chiesa. Perché ovviamente educare voi a questa consapevolezza significa mettere in discussione anche il nostro ruolo, che non è quello di essere dei capi assoluti, quanto piuttosto dei figli tra figli che apprendono dal padre il mestiere di famiglia. E questo dovrebbe essere dei genitori, dei capi di Stato, di coloro che hanno responsabilità, perché Dio è condizione di lettura del mondo, è struttura, è orientamento. Sarà per questo che la prima lettura del Siracide dice che un mondo senza sapienza è un mondo vuoto. Quando noi eravamo bambini, lo dico a voi che siete adesso, siete giovanotti, ma anche più giovani, quando noi ci venivamo a battezzare, ve lo ricordate? E si veniva a battezzare un giorno dopo la nascita, due giorni dopo, la prima cosa che il sacerdote faceva, prendeva un po' di sale e lo metteva sulla lingua del bambino, il quale tra mille smorfie lo accettava. Questo è mo' di là di un semplice, se è capito che ai bambini il sale non si dà, no? Perché mancano nelle pappine il sale. Noi invece andavamo contro la scienza, pensate un po', solo allora andavamo contro la scienza, ma generalmente noi e scienza siamo andati sempre pari passo, così nella storia, sempre così, noi abbiamo sempre rispettato il percorso della scienza. Lo dico veramente, no, non sono ridendo, così. Ma quando stava lì prendeva un po' di sale e lo metteva e diceva: ricevi il sale della sapienza, perché chi riceve Cristo riceve quel Verbo che ti dà la capacità di dare sapore, sapienza, alla vita. Ora, il Natale è quell'avvenimento, ma
Maria, Giuseppe, bambini, gli angeli. Il Natale è quell'avvenimento. La sapienza è nata nel mondo. Se tu lo ricevi, hai quel sapore che senza di voi non avresti. E questo è il momento in cui tu devi scegliere se lo vuoi accogliere o non lo vuoi accogliere. Ma a coloro che lo accolgono ha dato il potere di diventare figli di Dio. Non dipende più da lui, dipende da te. Lui è venuto. Gli aprirai la porta. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Credo in un solo Dio. Credo che il canto che dobbiamo fare adesso non è "ti seguirò", perché questo è il momento di rispondere a lui: io sono pronto a seguirti, a venire dietro, comunque, nei momenti che vanno bene e nei momenti che non vanno bene. Se ci sei tu, io ti seguirò. Questo sacramento agisca in noi, Signore Dio nostro, ci purifichi dal male e compia le nostre aspirazioni di giustizia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore che è nato per noi, andate.